canale 69 del digitale terrestre e YouTube. Make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swear. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why you hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my te, questa è una canzone che fa un po' Radio DJ? Beh sì, sì, diciamo che sì, se io ho sentito Radio DJ per 12 ore nello scorso weekend ed è passato. Questo è un po' il suono di molto Radio DJ, il suono, no? Di Radio DJ, che è anche il suolo di Radio DJ, perché su questo suolo noi costruiamo la nostra casa, certo, come la pietra di San Pietro, certo, giusto? Certo, oh, che sì. Ecco, volevo dire a Filippa Lagerbach che ieri non ha sentito Daniele perché era impegnato a lavorare. Filippa la compagna di Daniele Bossari. Tuo marito ha espresso parole di grande elogio per questa cantante. Cioè, gli piace la canzone? No, gli piace la cantante. Perché è un mascalzone? Perché è un mascalzone, ecco, questo volevo dirti, Filippa. Ma la parola mascalzone ha a che fare sia con l'etimologia di maschio e di calzone? Chiedo, per un mio amico. Bello, mascalzone, vero? Ci stanno uno dentro tutte e due le cose. Un po' largo. Calzone. Come il mio barbiere quando ero piccolo. Sì? Sai che mia madre metteva... Appoggiava il barbiere? No, il mio no, solo il tuo. Ah, il barbiere da che mondo a mondo appoggia? Il mio lo appoggiava, ma io non c'ho sto ricordo. Ma non appoggia per cattiveria. Appoggia perché è costretto. Perché è un rattuso. Perché appoggia la posizione per batteria. Senti quel appoggia. Calore che appoggia. Mia madre chiamava il barbiere dove mi portava a tagliare i capelli calzo largo. Ah, perché calzo amava largo. Portare dei pantaloni molto larghi. Etimologia, incrocio fra maniscalco, stagliere e scalzo. Maniscalco, scalzo. Quindi mascalzo. Quindi sì, un poveraccio disposto a tutto, un gaglioffo. Etimologia anche di gaglioffo. No, volevo dire una cosa anche un po' interna, se vogliamo, ma tutto quello che è interno è anche esterno, nel senso che c'è questa comunione dipende di argomenti tra noi e gli ascoltatori. Sì, vai.
vai. Non è che per forza ogni volta devi aggiungere. No, vai, vai. La cantante di questa canzone, quella che ha fatto venire i turbamenti, Daniele Bossari, ha 20 anni e mezzo, circa 21. Sì, sì. Esattamente l'età che aveva Alessandra Patitucci quando è venuta a lavorare a Radio DJ in via Massena. Oggi compie il doppio. Bravo! Tanti auguri a te. Madonna, che tristezza sta canzone. Auguri Ale, tanti baci, sigla! DJ, DJ, chiama Italia. Ovunque. Ovunque sei, ti raggiungerà. Grazie! Grazie alla radiofrequenza, quei belli busti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina d'Amalfi. Oh yes! E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia anche di lunedì. DJ, DJ Chiama Italia. Buongiorno amici, buongiorno, nuova settimana, benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Oggi doppio ospite. Quando si arriva un po' sotto Natale c'è tanta roba da raccontare, c'è tanta roba da piazzare. Da promuovere. Diciamo, ci sono tante occasioni per noi per rincontrare degli amici che magari hanno un libro da promuovere o hanno un libro che hanno appena pubblicato, ma per noi soprattutto è il piacere di rivederli. Per esempio, questa mattina alle 11 ci viene a trovare, anzi ci torna a trovare, Jerry Vintage Scotti. Perché vintage? Perché è diventato vintage, ha fatto un libro che è proprio sul vintage. Ne abbiamo appena sentito la reclam alla radio. Come si chiama il libro? Che cosa vi siete persi? Nella foto di copertina c'è Jerry appoggiato con il suo sguardo bonario ma anche un po' malizioso su una serie di gadgets che rappresentano le cose che hanno fatto la sua adolescenza, dal mangiadischi al televisore, quello con i tasti clac clac, macchinine. In mano c'è addirittura un uovo di quelli che usavano le rammendatrici. Quello che abbiamo noi qua sul banco, il nostro un po' decorato. Le rammendatrici ce l'avevano lì. Le rammendatrici ce l'avevano liscio. Si metteva nel calzino per cucire e non agganciare l'altra parte del calzino. Qual è secondo stesso voi il ricordo sul quale si commuoverà? Perché adesso il nuovo trend è la commozione. Ma ne avrà tanti. che poi la cosa più complicata sarà tenerlo fuori dalla porta. Sì. Perché io so che Jerry, da questo punto di vista, c'ha la stessa sindrome di Ramazzotti. Che tu gli dici, vieni alle 11:30, alle 9:15 sono già qui, e premono e spingono per entrare. Sì, ma non mi hai fatto parcheggiare nel parcheggio. Sei proprio un vedremo mozzanza. Se lo faranno passare. Comunque, alle 11 arriva Jerry e alle 11:30 ci viene a trovare un personaggio che non è mai è venuto a trovarci in radio, anche perché ha sempre lavorato da un'altra parte e anche perché, diciamo, non ha una grandissima facilità di spostamento, tant'è che ci viene a parlare di uno spettacolo che si chiamerà L'arte di non vedere. Stiamo parlando di Vincenzo Mollica, leggendario giornalista del TG1, colui che ha intervistato praticamente chiunque, e in qualunque tipo di categoria, no? Attori, musicisti, scrittori. Amico di Fellini. Molto. Ma amico di chiunque. Sì, ma. Al di là della tenerezza che provi con lui. Per tantissimo. Lui. Come si fa a non volerli bene? Questo. Ma amico a livello che quando Fellini veniva invitato per ritirare premi così, lui era l'addetto a inventarsi le scuse. Cosa ci inventiamo stavolta? Beh, era molto più giovane di Fellini. Sì, però. Cioè, se Fellini fosse ancora in vita avrebbe 100 anni. Sì, lui sì, ne ha sì, una sì. settantina. Evidentemente era un una suo collaboratore. Una settantina di anni, devo dire, vissuti anche abbastanza pericolosamente, non per colpa sua, poverino, ma perché lui, come dice spesso, vive in compagnia del brutto, il buono, il brutto e il cattivo, che sono il diabete, la cecità e il Parkinson. Il buono e il diabete. Forse no, la cecità. Lo raccontava da Fazio, adesso non ricordo, ma comunque la cecità gli ha dato la possibilità di immaginare e questa cosa aiuta. No, stavo pensando, lui che ha intervistato 100.000 personaggi dello spettacolo, chissà se potesse vederli, cosa penserebbe di tutti i cosiddetti biopic che vengono proposti dalle varie piattaforme di streaming, no? Adesso va molto di moda questa cosa. C'è un personaggio famoso che ha alle spalle una carriera molto lunga e anche un po' incasinata,
E questo diventa un documentario, può essere un mini film come nel caso di Stallone, può essere una piccola serie come nel caso di quella di Robbie Williams. Beh, anche Vasco Rossi, no? Vasco fatto, Rossi insomma, l'ha appena fatto. Le biografie, sì, biopic si chiama. Certo, no? Certo. Ce ne sono tante da parecchi anni a questa parte. Beh, che cosa ti lasciano queste biografie? Io me le guardo tutte, ovviamente. Sì. Mi commuovo, mi emoziono riguardandole, perché sono tutte pagine che noi abbiamo letto mentre venivano scritte, ma ti rimane una sensazione molto forte. Che vita di merda è quella della rockstar, o quantomeno famoso, del personaggio molto molto famoso. Incredibile. Adesso c'è quella di Robbie Williams che è appena uscita. Cioè, Robbie Williams noi l'abbiamo sempre guardato con tanta di quella invidia, sì, ogni volta, certo, che ci veniva gioia a trovare. Di vivere, no? Gioia di vivere, bello, figo, simpatico, ricco, famoso. Se tu vedi il biopic di Robbie Williams e avevi firmato per diventare come lui, vai a stracciare subito il contratto. Sì, perché ma è terrificante. Depressione. Depressissimo. Ma terrificante perché è brutto il biopic o terrificante perché il biopic è firmato da Ridley Scott, cioè non può essere brutto. Okay, però quello che racconta, da cui lui dice finalmente di essere riuscito a uscire, non è esattamente la vita che tutti quanti vorremmo avere. Cioè, magari in una vita normale c'è meno visibilità, ma c'è più serenità. Questo voglio dire. Certo. Però c'è una canzone che mi è tornata in mente, che è la prima canzone con cui sono nati i Take That, che è una cover di una canzone di Donna Summer. Spirits move me every time. Baby, I love you, come.
manco di parole. Voglio che tu venga. Venga. Voglio che tu venga. Venga. Voglio che tu venga nella mia vita. Pareva brutto mettere quella dei Take That, Linus. Beh, ma questa è più bella. Questa dai, è più bella secondo te, caro Linus. Secondo le nostre quarantenni è più bella. Comunque, quella dei Take. Comunque sì, è la canzone con la quale sono cominciati i Take That. Era il 91, 92, qualcosa sì, del 92, genere. La prima sì. cosa che impari se guardi il biopic di Robbie Williams, non stiamo facendo un promo, che è una riflessione che parte dalla visione di quella che è molto fresca, è che io non sapevo, non mi ricordavo, anche perché non erano esattamente la mia band di riferimento, che quando loro sono nati come versione costruita in laboratorio inglese dei New Kids on the Block, cioè, che avevano tantissimo totalmente. Successo in America, totalmente. Lo dicono loro, gli altri quattro erano già abbastanza grandicelli, avevano tipo 22 anni e lui invece ne aveva appena compiuti 18, e Robbie Williams a 18 anni era veramente, che ne so, Mickey Mouse, un bambino, un ragazzino. No, più che altro tra 18 e 22 c'è un'era geologica. Beh, c'è un bel 20% di differenza di età, insomma, cambia parecchio, credo, no? E lui odiava Gary Barlow perché era quello che aveva successo con Gary scriveva. Barlow, il ciccio bombo dei Texas. Sì, perché è quello che scriveva. Era destinato a diventare ricco e famoso. Siccome anche lui voleva diventare ricco e famoso, a un certo punto decide di sottrargli la carriera e si impegna per diventare lui quello. Però adesso, al di là, diciamo, di questa cosa che riguarda Robbie Williams nello specifico, è incredibile vedere come sia complicata la vita di una rockstar, ma anche di un personaggio del cinema, no? Perché passi tutto il tempo a fare delle piccole scelte e a chiederti come andranno. Certo, cioè, è un po' come il calciatore che dice: io non leggo i voti sulla Gazzetta, no? Certo, in realtà è una grandissima bugia, perché chiunque ovviamente li legge. Poi c'è una enorme sproporzione fra quello che tu capisci del personaggio guardando le sue opere, i suoi concerti, tutto quello che fa, e quello che lui prova nel momento in cui si esibisce. Sì, con la ma non, ripeto, non voglio tornare sempre a Robbie Williams. Sì. Non però è Robbie Williams l'oggetto, è in generale. Cioè sì. il film su Sylvester Stallone, lui per tutto il tempo è carico di malinconia, perché nella sua vita suo papà non gli voleva bene. Vedi, su quello proprio non riesce a tornare indietro. Però tornando ai voti della Gazzetta, secondo me invece può essere vero che uno non li guardi, però cosa succede? Tu non lo guardi. Poi vivi la tua vita così, Sì, ho capito cosa e vuoi dire. E poi incontri uno al mercato, ma sempre oh, ma che cazzo vuole quello della Gazzetta che ti ha messo 4? Ma tu stai zitto, che io ai miei amici io ai miei amici ho ordinato di non dirmi mai se per caso leggono qualcosa è, diciamo, di offensivo nei miei confronti, perché io lo metto già in preventivo, faccio questo lavoro, è chiaro che qualcuno a cui sto sul cazzo ci potrà anche essere. Ma certo. Non me lo dovete dire. Saluto il mio amico Nino, che è un bravissimo ragazzo, che è quello con cui corro sempre le DJ 10, perché anche se va più forte di me è l'unico che mi aspetta. Bravo. E che mi aiuta e mi supporta così, ma ogni volta mi deve dire: ma poi cosa volevo da te quello lì che ha scritto quella roba lì? Ma perché uno si impegna, che è una specie di spoiler quasi. Non si fa. Dirgli mai, ricordatelo, non dirgli mai. Non dirgli mai di come è stato bello quella notte al mare. Dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole. Per esempio, Alex diceva: c'è un bel documentario su Sky anche su Donna Summer. Sì. Guardalo. Sicuro sarà depressa. Ma depressa. La vita di Donna Summer è stata un inferno, perché lei l'hanno costretta all'inizio della sua carriera, anche nella canzone che abbiamo appena messo, a giocare sempre su quell'equivoco che fosse una specie di porno star, dimenticando che invece era una cantante che poi fantastica. Ce l'ho. C'è un bellissimo documentario su Elton John. Sì. Elton John che ha appena dato l'addio alle scene. Sì, non ancora. So se ha finito il Neverend. Farewell Yellow Brick Road. Bravo. Non so se è finito o sta finendo, però l'altro giorno ha detto che lui e Benny Taupin hanno appena finito di scrivere un disco nuovo bellissimo, per il quale ci sarà un concerto. Non te ne libererai mai. Mai più.
spezzarsi l'anima come si fa. La luce impenna sulla strada, la luna è arancione per l'umidità. Il traffico è la città, l'odore del mare arriva alla stazione. Chissà che cosa stai facendo tu. Magari ci incontriamo nei pensieri, ma i sogni restano parole in metrica. Io mi ricordo solo della musica e delle mani sulla pelle nuda, ma non so dirti come si fa a non sparire nella confusione e dopo accorgersi che era bello. Sembrano fare non guardarmi più. Se pensi al cielo siamo goccioline che vengono giù. Sui tetti della città le antenne sembrano piccole persone. Chissà che cosa stai facendo tu. La verità è che siamo vulnerabili. Lo sai che non esiste amore a Napoli. La solitudine sa dove abiti. Cosa darebbe per vederti nuda, ma non sa dirti come si fa a non sparire nella confusione e dopo accorgersi che era bello. Pensando stamattina alla presenza contemporanea di due ospiti di così tanto peso, ci obbligheranno ad avere la parentesi del calcio del lunedì mattina. Purtroppo Matteo, vabbè, ti devi rassegnare. Una volta, dai. Insomma, sta vincendo un po'. Dai. Però la Juve è molto forte. Dobbiamo fare noi in 10 secondi il calcio. No, vabbè, non facciamo la disamina tecnica, sì. Che tanto chi se ne frega, anche se da juventino devo dire che sul quarto posto, anzi sul quinto posto, perché insomma noi puntiamo alla Champions, non al campionato, sì. Poi dovesse capitare, non è che lo buttiamo via, sono già 9 punti, sono già 9 punti e non siamo ancora al giro di boa, come si dice. Poi adesso c'è la nazionale, poi domenica prossima c'è Juve Inter. Quest'anno meglio, pur non avendo la squadra, perché che la vulgata è che la Juve ha una squadra con una rosa eccezionale. Ma quale rosa eccezionale la Juve? Ha una squadra normale. La rosa eccezionale sarebbe avere Pogba che gioca, la rosa eccezionale sarebbe avere Vlahovic, che è il vero Vlahovic. Siccome non li vedi giocare per motivi diversi, quelli che giocano sono giovani, sono discreti. L'altro gioca male. Sì. No, io non volevo arrivare a questo. Cosa volevi arrivare? Quel gol annullato a Lecce. Ma vogliamo parlarne? Che grida vendetta. Allora, no, non voglio fare l'antimilanista, non me ne frega niente. Mi dispiace per il Lecce, mi dispiace per quel gol che era bellissimo, parente un po' di quello di Di Marco dell'Inter, altrettanto bello. Però fa parte di quella corrente di pensiero che è, secondo me, in qualche modo da prendere in considerazione, e cioè che il VAR è un po' la fine del calcio. Guarda, io sono appassionato di Formula 1 e lo sono sempre stato e lo sono sempre di meno, perché diventa sempre più noiosa. Uno dei motivi per cui diventa noiosa è l'eccessiva invasione da parte della tecnologia e delle regole, no? C'è talmente paranoia nella Formula 1, per carità,
giusta, no? Che però, se tu pretendi che le gare di Formula 1 non abbiano nessuna componente, diciamo, di rischio, sì, allora facciamo correre dei go-kart, no? Li mettiamo su dei binari, così siamo sicuri che non si fanno niente. Gli autoscontri. Come gli auto... Quelli no, tutti con militare giù le mani della ragazza, sì, quella sì, roba lì. Gli diamo un gettone. E soprattutto, a adesso lo so che sono discorsi veramente reazionari, no? Da anziani. Soprattutto la VAR ha tolto la gioia di andare allo stadio e fare gol! E poi devi aspettare. Cioè, io non mi fido più. Allora, forse è un percorso che deve ancora arrivare, sì, a trovare un suo equilibrio. Sì. Però l'equilibrio, ripeto, siccome ormai non c'è più niente che non sia immune da cause legali, revisioni e avvocati e tutto il resto, si cerca di essere al di sopra di queste cose. Ma è impossibile, è impossibile. Il gol annullato a Ken l'altra volta per un alluce, credo, no? Che era la parte del corpo che era in fuori. Sì, ma meno di l'unghia dell'alluce. L'unghia dell'alluce. Se le fosse tagliate. Adesso se uno fa un gol, devi anche andare a guardare il giorno prima, sì, è quello, se era tutto a posto, perché l'azione è iniziata il giorno prima. Sì, è la Formula 1 uguale, c'è la safety car per ogni piccola cosa che succede. Ci sono dei detriti in pista. E vabbè, chi se ne frega, si bucheranno le gomme, un po' di spettacolo. Sto esagerando, però... No, guarda, l'anno scorso... In Inghilterra sono incazzatissimi. Beh, ma me lo immagino, perché i puristi dello sport... L'anno scorso o 2 anni fa vidi una partita in cui una squadra segnò un gol. Segnò un gol e l'arbitro... Mi piace quando parli al passato remoto. Sì, beh, perché era tanto tempo fa. Credo ci fosse di mezzo la Fiorentina, perché poi mi arrabbiai con Federico Russo. Ma non c'era l'Inter, era... Gol! Tipo gol della squadra contro la Fiorentina. Poi no, alt! Un attimo, no, mi sono sbagliato. Andiamo nell'altra area di rigore. Rigore per l'altra che segna. Quindi tu, non solo la tua squadra, alla tua squadra viene annullato il gol, ma prendi il rigore. Cioè, che cos'è? No, bisognerebbe semplificare e non complicare. Capisci? Va bene, direi che potremmo andare anche in pubblicità. Esaurita anche l'abbondante pagina sportiva, abbiamo tante altre cose di cui parlare. Non abbiamo ancora parlato del leone. Il leone! C'è già una canzone di Frattini, pronta. Il leone di Ladispoli, ragazzi. DJ, chiama Italia. Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Dazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we pillin' out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. That so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Bobby ain't nothing to play about. He wanna play in the playhouse. They gon' say now. I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, hold on, let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep jagging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I get the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. You ain't know who it, me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like, Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Oh my gosh, this is perfect. Slay! Oh
I said I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Misery. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'm in your shit if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb but extreme is all. I'm a demon lord, fall off what, I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. DJ, DJ, you're my Italian. Get things done.
cantanti David Bowie, perché a differenza di altri cantanti che per tutta la carriera hanno uno stile che è sempre quello, il marchio di fabbrica, i Rolling Stones, Springsteen, sì, Vasco, Ligabue, cioè sì, è quella roba lì, De Gregori, no? Battisti no, Battisti era già uno che cambiava, cambiava a seconda dell'album. Di David Bowie ne sono esistiti una quindicina, credo, e tutti veramente di grande livello. Non so, Matteo, se sei d'accordo, ma era veramente molto bravo, sì, questo David Bowie era proprio bravo. Era bravo e aveva gusto nel vestirsi. Bravo, esatto, queste due cose. Anche se dipende da quale David Bowie fai riferimento. Perché anche nel modo di vestirsi ce n'erano molto diversi. Però comunque... Però sempre figo. Le 10:41. 3-4-2-5-2-2-10-12. Forza, scrivici! Ciao ragazzi, a me quello di David Beckham ha messo veramente ansia. Come si può maltrattare così un ragazzo? Mi immaginavo mio figlio al suo posto. Mamma che angoscia, Elisabetta. E poi tanti altri messaggi che riguardano la vita difficile dei personaggi famosi. E poi c'è anche una domanda più banale: perché è così difficile gestire il successo? Chiede un ascoltatore. Perché smetti di fidarti di quelli che hai intorno, perché pensi che arrivino lì a fregarti perché le cose. Perché specialmente nel mondo dello spettacolo ci arrivi quasi sempre impreparato, no? E quindi è qualcun altro che decide per te, e poi perché la pressione che hai addosso è pazzesca. Nel caso di Robbie Williams o di molti di questi personaggi di quell'epoca c'era anche la difficoltà di vivere in Inghilterra, dove i giornali scandalistici avevano un ruolo fortissimo. Adesso il digitale in qualche modo un po' forse ha ridimensionato quella cosa, ma il periodo drammatico di Robbie Williams è lo stesso di Lady Di, che alla fine insomma in qualche modo muore per colpa della pressione della stampa. E poi mi è venuto in mente mentre parlavi adesso che esistono scuole per fare diciamo il manager rampante, scuole per fare l'avvocato di grido, cioè scuole, università, insomma, ma lo show business è talmente piccolo, talmente per pochi, che non c'è la scuola, che nessuno ti prepara. Nessuno ti prepara. Anche perché è una rete con dei buchi enormi, no? Sì, tra l'altro, cioè si butta la rete, si tira su tantissimo, ma uno è il pesce ogni 10.000, insomma. Poi invece, parlando del VAR, ci sono diversi messaggi. Raffaele dice: la soluzione per il VAR è far sentire i dialoghi in diretta fra l'arbitro e la sala VAR, come succede per il rugby. È una realtà da anni e nessuno si lamenta. Oppure lo fa DAZN, però con 7 giorni di ferita, di ritardo. Sì, Open VAR si chiama, è molto interessante. Sì. Sarebbe bello farlo subito. Beh, lo fanno subito. C'è un messaggio che dice questo: un'altra cosa bellissima dei tempi moderni è che adesso, quando sei allo stadio per rivederti un'azione, c'è subito il tuo vicino di poltroncino, quello davanti a te, che ha l'applicazione di DAZN o di Sky, e ti riguardi subito l'azione per capire cosa è successo. Questa è veramente la follia. È abbastanza. La partita che citavi tu prima era Spal Fiorentina del 17 febbraio del 2019. Sì. Questo sì, incidentalmente, ma per la puntualizzazione. E visto che stiamo parlando di calcio, 80 anni oggi per Bonimba. Grande Bonimba. Siccome è una settimana che escono articoli, ma è oggi esattamente il compleanno. Bonimba, che ho scoperto in una di queste interviste che sono uscite, Bonimba era Boninsegna, insomma, l'attaccante dell'Inter, ma anche della Juve e soprattutto della nazionale. Ho letto in un'intervista che ha rilasciato che il soprannome Bonimba a lui non piaceva tantissimo, anche se a me sembrava bellissimo, no? Perché gliel'aveva affibbiato Gianni Brera, che era come mia mamma, metteva un soprannome a chiunque. In questo caso però il soprannome era un po' una presa in giro legata al fatto che Bonimba fosse brevilineo, con delle gambe molto tozze e molto corte, che erano la sua forza, però dal punto di vista estetico non erano magari bellissime da vedere, e a Boninse e a Gianni Brera ricordavano le gambe del nano Bagonghi. E beh, che c'entra Bagonghi che voi con Bonimba? Non avete mai sentito nominare, però negli anni 50 o 60 c'era questo nano che faceva parte del mondo dello spettacolo, che è un lontano parente della famiglia di mia moglie. Ciao. Davvero? Sì, suo papà mi ha detto che un suo lontano cugino Bagonghi. Era il Nago Bagonghi. Senti, prima di voltare pagina, vogliamo dedicare un pensiero a chi Bonimba lo ha marcato più di una volta, l'indimenticabile Aldo Bet del Milan, che se n'è andato. Parliamo di calcio, di un po' di tempo fa, era forte. Oggi mi sono preso un giorno di ferie, scrive un ascoltatore. Ho portato i bambini a scuola, quindi un'ascoltatrice, credo. Sono tornato a casa, un ascoltatore.
e sto facendo un puzzle da 1000 pezzi. Mentre vi guardo, mangerò a un orario indefinito e non ho la minima intenzione di uscire di casa. Bravo. Che bello, bellezza. Però. Bellissima bello, giornata. Molto bello. 1000 pezzi quanto è grande? No, non è grande. Non è grandissimo. Non è però comunque... Lo fai in giornata, E comunque non ti dà quella frustrazione. Anzi, cioè non è... Mi metto lì e faccio il torneo alla play. Cioè, che è depressiva. Lì ti devi concentrare. È una cosa bella. Ma che la ti domanda fa bene. È... Poi quando l'hai finito? Questo non lo so. Se sei... Quando l'hai finito lo lasci lì. Allora ti dico proprio l'uomo della strada. Lo lasci lì col foglio sotto. Lo lasci lì. Lo lasci lì una settimana, due prende settimane, polvere, si rompe. Tre settimane, prende polvere e poi sopra. Si rompe i coglioni, lo butti. No, perché se no l'alternativa è incorniciarlo, sì, ma e appenderlo in tavernetta. Qui siamo già all'università. Siamo già all'università, dovrebbe essere chiaro. Musicale inglese. La loro musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi. Allora, diciamo che se io avessi dovuto decidere se questa canzone mi piace leggendo questa roba questa qua, roba qua, forse avrei saltato la pagina. In realtà il pezzo è forte, loro sono più un collettivo che un gruppo. Okay. Allora, più che cantare contestiamo le Squire. Contestiamo. No, più che cantare e suonare, loro ballano in una maniera pazzesca. Bravi Jungle. Back on 74. Ne abbiamo già parlato forse di questo titolo. L'anno 1974. Tu avevi... Avevo 6 anni e mezzo, 7 anni. Facevi la prima. La prima, 73-74. Ho fatto la prima. Seconda. Forse. Sì, no, proprio l'anno settembre 73 in prima e poi maggio 74 finisce la prima. Quindi novembre 74 eri in seconda. In seconda, sì. Classe sì, mista? Sì. Sì, tutto elementare. Che ne so. Voi. No, poi io ho fatto pure il tempo pieno. Quanti eravate?
Ma sono 20, 25. Nel 74 dove eri? Io fra le nuvole, perché avevo meno un anno. Meno un anno. C'era la cicogna che diceva, sì, ancora, questo qua a chi lo porto? Ecco, ancora non era arrivato il momento. Come mai il 74? Ah, così per la canzone. La canzone, Back on 74. No, perché nella scorsa settimana abbiamo decantato il 73 come un'annata dal punto di vista musicale, ma anche il 74 credo non fosse male. Molte canzoni del 74 sono citate nel libro di Jerry, di cui adesso parliamo, visto che è appena arrivato. Io nel 74 invece, novembre 74, 17 anni. Non sapevo che tra pochi mesi la mia vita sarebbe cambiata, e sarebbe cambiata a marzo del 75, quindi 4 mesi dopo, per l'avvento quando, della radio, tornando privata a casa da ballare, domenica pomeriggio, vado a ballare a Bresso. Discoteca? Queen Out. Si chiamava ancora Nuovo Mondo. Nuovo Mondo di Bresso. Vado a ballare, torno a casa, nottetempo, era marzo, inizio di marzo, forse le giornate si stavano già allungando. Comunque arrivo a casa, che sono le 6:30, le 7 di sera. Pomeriggio. E c'è mio fratello, che nel frattempo ha 12 anni. Sì. Certo, Albertino, non so, che però non era ancora Albertino. Perché tu e Albertino siete fratelli. Siamo fratelli. Ah, non lo sapevo, non è una cazzata di quelle che dite per radio. No, purtroppo è vero. Purtroppo, bene. No, ieri sera abbiamo passato la serata cercando di trovare una data che andasse bene per tutti e tre i fratelli per fare la cena di Natale. Più facile mettere d'accordo Palestina e Israele. Sì, credo o di sì. O Robbie Williams e Take That. E quindi mi dice: vieni, Linuccio, vieni, senti cosa ho sentito. E c'era Radio Emiliano International che trasmetteva le prime canzoni. Aspetta. Già Jerry Scotti lì? No, perché Jerry non ha cominciato a Radio Emiliano International, ha cominciato a Radio Emiliano 2 insieme a, con me, cioè casualmente nella stessa radio dove ho cominciato io. E Alex, a questo punto la gente vuole sapere. Era a Torino. Terza elementare, bravo bambino. Avevi gli occhiali? Tutti maschi. 30 persone. Tutti maschi. Come mai? No, non avevo ancora gli occhiali. Non avevi. Vedi che c'erano anche le classi solo maschi, solo maschi. Era una scuola privata, solo maschi. Ah, sì. Privata. Okay. Privata. Beh, delle femmine. Esattamente, sì, bravo. Sì. Privata delle femmine. La maestra Suor Natalia. E com'era? Cattiva. Piccolina, ma cattiva. Pestatissima. Cattiva, vero? Quella che mi ha obbligato a imparare a scrivere con la destra. E ce l'ha fatta? Sì, ce l'ha fatta. Sì. Ma perché scrivere con la sinistra era una roba da diavolo. Era una roba da diavolo. Sì, sì. Scuola privata di suor. E come facevi il mancino? Ti legavano la cosa. Me la facevano legare. Davvero? Sì, a me mi menavano le suore invece... Mi menavano perché non mangiavo le carote bollite. Risultato. Ma come ti menavano? Mi menavano, adesso la mangi, boom, schiaffo. Il risultato, non hanno mai tutto più vero mangiato le carote bollite. Quindi, insomma, questo è il famoso metodo Montessori. Sì, che però non sortisce dei buoni risultati. Anzi qualche piccola due risultati: odio le suore e non mangio le carote. Però tu scrivi con la destra. Sì, con la destra e con la sinistra. Volendo anche con la sinistra. Disegno con la sinistra. E allora, vedi che non te l'hanno amputata del tutto. Va bene, ci fermiamo qui e poi arriva Jerry. DJ, chiama Italia.
domenica come va? È tutto chiuso, c'è solo un bar con quattro anime. Sono le stesse già viste nei film, quella bancona dall'ultimo drink. Arrivederci amore indiano, io sono andato via lontano in un concerto di Milano per stare bene. Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo ed il panorama. Brusco il cameriere e glielo fai sapere, non è quello di una volta, ma dai, non è così importante che sia tutto uguale. Mentre dici come cambiano le cose, in quell'attimo sei già cambiata tu. Se sei tutte quante queste donne insieme, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Qualcuno suona una canzone senza tempo e Roma sembra funzionare già di più. C'è solo albergo in cui tornare, qualche ricordo da rischiare. Io sono un po' nervoso e tu rimani tu. Cantiti una canzone senza tempo, come se il tempo rimanesse fermo qui, qui dove tieni gli occhi chiusi e tieni aperte le sorprese, e non c'è niente che sia meglio di così. Il tassista maledice famose buche. Sono le 11 adesso. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know.
furniture highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the che cercavano i ragazzi degli anni 70, cioè un'autostrada verso il futuro, verso la fortuna. Il disco che mi ha fatto innamorare. Ma dove si trova nel tuo corpo? Dov'è questo disco? Dove si trova? Non te lo posso dire, però è un po' più giù di dove facevi no, segnare. Qui qua, qua. Allora è una citazione, falla bene. Qui qua qua, nel mio cucurucù, cuore. Citazione dovevi farla tu, io vecchio Jerry, cross. Bentornato, thank you very much, ciao. Grazie. Come stai, sei in forma? Bene. Come vi trovate? Ma molto bene, come da troia, bene. Troia, sì, bene. Tua sorridente, sorella, di buon umore. Sei arrivato anche con il tuo harem di amici? Sì, sono venuto, c'è il villa, non so se lo vedete. Ciao Massimo, ma c'è soprattutto Federico Besara. Dovresti per un secondo stare alle spalle di Alex Farolfi. No, perché l'abbiamo seduto in plancia di comando. Quante volte l'abbiamo nominato? Migliaia, no? Federico è stato uno dei primissimi fonici registi, insomma, di Radio DJ, sì. E se c'eravate in quel periodo forse ricorderete il video di una canzone che si chiamava I Love My Radio, sì. di Taffy, esatto, e a un certo punto si vedevano le mani di un regista che toccava la console della radio, le mani erano di quel signore con l'aria mite che vedete adesso. Quello microfono aperto. È cambiato qualcosa nel mixer da quando c'eri tu? O... Tutto. Potrebbero non farglielo toccare. No, vi fa un blackout in tutta via Masena. Non sto scherzando. Federico. Senti, hai smesso di fumare? Perché sì. Io quello che ricordo di te erano i pacchetti di sigarette con la cenere che entrava nei cursori del mixer. Finita. Non fuma, non beve e anche altre cose. No, non beve. Ogni tanto. Se sei amico di Jerry, è impossibile che tu non beva. A me ha sempre colpito questa cosa dei tuoi amici. Tu sei sempre stato molto legato a un gruppo di amici. Sì. Spero che tu lo sia ancora. Sì, esattamente. Anche adesso. Villa era mio compagno di banco al liceo. Pesana l'ho trovato per strada, però guarda, io adesso non lo so, ho provato, perché questa domanda me l'hanno fatta anche alcuni giornalisti quando mi sentivano parlare della mia compagnia, e dicevo, i sistemi metrici internazionali in fin dei conti si rifanno a delle cose molto storiche, il miglio romano, certo. il pilone ogni tot chilometri che mettevano giù le legioni, il gallone, l'oncia, tutte cose che hanno inventato nel 600, nel 700. Allora ciascuno di noi, per tenere bene le misure della propria vita, deve avere un sistema metrico personale. Il mio sistema metrico per dimostrare a me stesso, non agli altri, che non sono cambiato, è avere gli stessi amici.
Vedi, bravo. Vedi. E questa è anche la risposta a un'altra cosa che stavamo dicendo questa mattina. Guardando le piattaforme di streaming, Netflix e tutte le altre, da un paio d'anni a questa parte sono comparsi tantissimi biopics, cioè sì, chiamiamole le biografie video. No? Video. E guardando queste biografie viene sempre fuori un'immagine del personaggio pubblico molto diversa da quella che ha la gente di strada, no? Perché tu pensi quello è bello, ricco, famoso, sarà felice. Sono tutti drammaticamente tristi. Io ho visto quello di George Michael che è drammaticamente triste. C'è quello di Robbie Williams. Ho visto quello di Prince che è altrettanto triste. Tutti quelli che ho amato hanno fatto una fine. Com'è la tua vita privata? No, buona. A casa come nelle vostre case, sì, penso, si lamentano che siamo un po' più musoni di non come siamo qui. Certo. Linus è impossibile perché musone è uguale. Anche qua. Linus rompe le balle qui e a casa. No, voglio dire, no, invece vedi di che non ha il coraggio No, io sto per parlare di te, di Jerry. Un lato un po' nascosto è quello che succede di pomeriggio nel suo camerino. Tardo pomeriggio. Quelli là non mi pagano No, più. Per carità, tardo pomeriggio. Mi colpisce che al posto di lui passa tutto il giorno, questo è un dietro le quinte, sì, a dire dai, presto che tardi in studio. Quanti giorni alla settimana aspetta, fai? Aspetta, c'ho in linea Albano, un attimo, Pronto Albano? Grande Jerry. Ciao, sono alla radio, sono a Radio DJ, ti salutano tutti. Ricambia il saluto. Siamo in diretta. Per tutti. Va bene, allora ti richiamo subito dopo, Al. Un abbraccio da tutti i ragazzi qua. Ciao. Ciao. Vecchio Leone. Ho sempre gli stessi amici di una volta, ma un giorno mi chiama Albano, un giorno il Papa, giorno la... No, allora, che cosa hai a che fare te con Albano e poi me lo devi spiegare. No, lo sappiamo. Vai. Allora, lui presto finisce, che tardi. Finisce la registrazione e poi sento in camerino delle grida. Ma guarda che culo che c'hai! Sì, ma non solo mie, anche non di solo altri. Tue, non solo. Uno è quello là, dove andate? Ecco, io voglio sapere a quale... Allora, premesso che giuro... C'è con la carta. Le cifre sono un euro, due euro, queste sono le cifre. Il bello che ci incazziamo per un euro. Ma tantissimo, Che cos'è? Il gioco nel quale eccello, che mi permette una vita anche agiata, nonostante i bassi compensi. Un euro alla volta. Un euro, due, ci sono i raddoppi, è Scala 40. Scala 40, ecco sì. Questo. Ma neanche Burraco, che è la cosa più moderna. No, figa, no, Scala 40. 40. Questo è Jerry Privacco. Chi sono gli altri tre? Besana, due... Massimo, uno è Villa, l'altro è Besana, poi ci sono due miei autori storici, Riccardo Di Stefano, sì, e Davide Cottini. Esattamente. Quando passa di lì viene a trovarci anche Paolo Cavallone. Ok. Sì. Edmondo Marco Baldini non è mai passato, perché stiamo tutti roba, bene, ti portava via tutto. Perché è tutta un'altra cosa, cioè tutta un'altra cosa. Sì. Quindi tu hai un camerino che è casa tua praticamente. Insomma, sono lì in quello studio lì, lo studio 20 è nato. Io ci ho fatto dentro il primo programma, ieri ho finito di registrare io Canto Generation, quindi sono esattamente, e questo è il motivo della telefonata di Albano. Sì, di Albano, 23 anni che sono lì, c'ho un camerino, penso, per usucapione, perché la legge lo dice che certo, se stai un po' diventa tutto tuo. Anni, quanti giorni fai alla settimana mediamente? No, quando sono a regime del preserale, 3 giorni alla settimana e poi 4 giorni mi dedico alle mie cose. In questo periodo dove mi avete visto in onda, mi dedico alle mie cose sempre un po', sì, da approfondire, da indagare, gente, faccio cose. C'ho le mie vigne, c'ho il mio libro da scrivere, esatto. No, invece in questo periodo da settembre adesso i classici 5-6 giorni alla settimana come un libero professionista deve essere in grado di affrontare. Come sei messo con le macchine, con le moto, hai fatto un po' di casini, perché io dico sempre, abbiamo parlato anche in altre occasioni, seguite attentamente il garage di Jerry Scotti perché è molto lunatico, lui cambia continuamente macchine e moto ma non le usa, no. E quando le vende puoi dire era di un vecchio. C'è ancora l'odore di nuovo. Esattamente. Allora la preferita è la tua preferita, è sempre quella sì, è sempre quella che c'hai anche tu. Lo zio si è elettrificato. Attenzione. C'ho un macchinino piccolo elettrico che è quello che uso per andare a lavorare. Non faccio la pubblicità, se no me la devono regalare sti barboni.
E poi c'ho una grossa fuoriserie sportiva elettrica, la sorella di quell'altra, okay, che non pensavo mai di comprarmi in vita mia, ma in un anelito green e anche di consapevolezza ho detto voglio... E da un anno e mezzo vado... Ti trovi bene? Sì, vado in giro completamente elettrico. Se mi trovate ai bordi di una strada una sera... è finito le batterie. Vuol dire che ho finito la batteria, però. Yeah. Oh. Hey, yeah, 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 yeah. Se sapessi il male che mi fai... Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi... Mi hai lasciato solo in un king size. Io che ti leggevo al buio come il braille. Preferivo non leggere mai. Ti ho portato a letto come i nightmares. Sono fuori che ti aspetto, però in macchina c'è freddo e ti porto in un posto speciale, anche se non è perfetto. Appannati come freezer, come finestrini quando fuori è winter. E parliamo così tanto che le frasi fatte diventano scritte. E stupido che non ti ho detto subito i difetti. Volevo almeno il dessert, almeno i limoncelli. E mi son buttato un po' come il pogo. Era il tuo gioco, io John e tu Yoko. Cercami in una tempesta, non ti devi riparare. Se mi spareranno in testa, tieni pure la SIAE. Wow, se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king size. Presente i funerali, quelli tibetani dove gli avvoltoi portano via tutto quello che rimane, un po' come è finita fra di noi. Restano solo canzoni che cancellerei col senno di poi. Penso ancora a lei quando pago l'analista con i soldi dell'eroe. Ma tu rogli a bandiera lo stress, perché a dire addio sei più brava di me. Tu usce tutti i miei incubi, chiedo di te, hey, hey. E non ti ho chiamato, prendeva poco. Mi hai detto bravo, ho risposto col fuoco. È passata la tempesta, ho smesso di stare male. Andiamo alla stessa festa, sotto casse separate. Wow, se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king size. Partenza falsa, c'era l'impegno, ma non abbastanza. Ci ho messo il cuore, la testa e le braccia. Non si vince mai quando perdi la faccia. Wow, stupido che non ti ho detto subito i difetti. Gli incubi erano solo segreti non detti. Se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi fai. Nightmares. Allora, che cosa vi siete persi? È il titolo dell'esordio letterario di Gerry Scotti. Non avevi mai pubblicato un libro? No, me lo chiedevano da anni, no? Lino. Però veramente l'approccio sbagliato che hanno avuto tutti quelli che me l'hanno chiesto negli anni precedenti è di venire lì a trovarmi, strizzarmi l'occhio e dirmi la frase che me li faceva odiare immediatamente. Casomai ti aiutiamo noi, te lo scriviamo noi. A me. Cioè, allora... E invece no, ti sei messo lì con un dito per volta. Ah, l'hai sentito? Cioè, l'ho letto. Oh, l'ho scritto tutto sul telefonino con un dito. Proprio con un dito. Come gli scemi. Io penso da quest'estate che questo dito... Sia un po' piegato. Se non era così quando ti conoscevo. E in effetti, adesso che ci siamo parlati un po' tra amici per 10 minuti in trasmissione, io penso che abbiamo già parlato del libro. Sì, tra l'altro la canzone che abbiamo messo prima, cioè quella degli America Ventura, sì, Highway, è una delle canzoni che tu hai abbinato a uno degli oggetti della nostra adolescenza, cioè
il Ciao, il motorino, quello con i pedali, sì, di cui abbiamo parlato anche più volte. La mia avventura highway era quella, era il Ciao arancione. Quali sono le strade che hai cominciato a frequentare quando ti allontanavi dalla zona? Beh, abitando io nella periferia di Milano, avevo così solo rettilinei. Certo. Perché lì, dunque, via andassi. Veglia finiva Cinisello, Viale Zara finiva Monza, Viale Sarca finiva all'università, ma c'era la Breda allora. Quindi imparare è stato facile, perché curve che ne erano anche avute. Se uno si schiantava in Piazzale Caserta perché c'era una rotonda. Però appena ho potuto avere una certa dimestichezza, sono tornato a battere il corvetto, cioè ho attraversato la città, parte, è stata la mia ventura highway andare fino lì. E l'anno dopo, non più 14enne ma 15enne, di nascosto da mia mamma, sono andato col motorino in provincia di Pavia, a Mirandolo Terme, dove abitavano i miei nonni. Era già un viaggio. A trovare i nonni col motorino. E chiaramente ho detto: non ditelo a mia mamma. La sera stessa mi aspettava. Sono venuti a prenderti. Col battipanni in mano. Beh, a 15 anni non è stato. Saranno 50 chilometri ora che arrivi dalla parte nord di Milano. Fai da tutto sud il giro. Milano sono 36. Sì. Quindi mi sono fermato a Sant'Angelo Lodigiano a fare la miscela. Cioè, ho tutti i miei ricordi precisi e ve li ho trasferiti. Senti, nel libro. Sembra che tu abbia avuto un'infanzia abbastanza felice. Sì. Felice. Proprio. Allora, poi c'è una genitori... frase, non so in che capitolo sia, dico: avevamo poco ma avevamo tutto. Mm-hmm. Avevamo poco ma non ci mancava niente. Certo. Pensa che è brutto quelli che hanno tanto e hanno sempre bisogno di qualcosa. Ah, sì. Io sì, ho avuto un'infanzia, guarda, una bicicletta, quella c'era, qual è il problema? Mm-hmm. Sono stato fortunato, ero figlio unico, fossimo stati in tre, e vabbè, bisognava dividersi una bicicletta. Poi mi pare che tuo papà sia stato molto presente, cioè proprio leggendo... No, voglio dire, il Mario lavorava di notte, come tutti quelli che lavorano di notte, porca miseria, di giorno dovrebbero dormire. Mm-hmm. Però lui si è sempre sforzato di fare i miei orari, cioè di farsi trovare sveglio quando tornavo da scuola, poi andava a dormire quando io facevo i compiti, ma si svegliava quando finivo i compiti. Insomma, il maresciallo di casa era mia madre. Infatti c'è il capitolo delle patine, che è un'altra, un'altra di quelle cose obbligatorie nella nostra generazione. Non so, tua mamma, no, per forza non si poteva, perché entrare si metteva la cera. Mamma mia, la cera, e il sabato era il giorno della cera, lucidatrice. Senti, nella foto di copertina, insieme con il mangiadischi, un po' di macchinine e altre cose, un televisore di quelli con i pulsanti, tu hai in mano quella roba lì, l'uovo per cucire. Vedi? Questa è una versione un po' ricamata. No, quello con cui si rammendavano i calzini, praticamente, no? Sì, è il simbolo della nostra epoca, del stiamo meglio che durante la guerra, siamo figli del boom, in effetti siamo boomer, io e te. Certo. Lui no, dieci anni dopo. Generazione no. Z. Che salto. Però mi vede giovane. Era una generazione che non buttava via niente. Erano figli di chi aveva avuto le privazioni. Certo. Il cappotto che metteva Linus... Il pantò! Quando veniva la radio era della sorella, toglievano la martingala. È vero, non proprio, sì, però sì, lui non lo... Poi due anni dopo lo accorciavano un po' ed era di Albertino, ma era sempre quel, te capi? Per cui il maglione veniva rammendato, la calza veniva rammendata, e io mi ricordo mia mamma con in mano l'uovo di legno, il ditale, l'ago, il filo che veniva da me mentre studiavo, e mi diceva: per favore mettimi dentro il filo, perché non ci vedeva a quel punto bene. Prendevi il filo, lo bagnavi con la saliva e facevo questo gesto, e mi viene però non porti ancora gli occhiali. Sì, no, per leggere. Per leggere sì, per leggere. Però, sì, però un bel vantaggio, sì, ma neanche tu, no? Solo per leggere. No, solo per leggere. Voglio sapere perché hai fatto questo libro. Perché era il momento giusto, perché avevo voglia, perché mi sembra di aver fatto una vita anche celebre, anche famosa, anche sotto gli occhi di tutti, della quale quando volerò via non resterà niente. Resterà una Jerry Scotti, te lo ricordi? Simpatico. Simpatico, il milione, figa il milione. La botola, cazzo la botola, me la ricordo, e tutte quelle letterine, sì, ma le ha. Avete ascoltato un riassunto di quello che gli dicono per la strada. Ecco, allora ho voluto lasciare un mattoncino, un pezzettino di vita. Non ho fatto in tempo a raccontarlo a mio figlio,
E questo era un cruccio profondo che avevo. Negli anni in cui lui era bambino e ragazzo, eravamo presi da tante altre cose e non gli ho raccontato quelle cose. Ho fatto in modo di raccontarle ai miei nipoti. Quindi devo dire che la motivazione principale sono Virginia e Pietro, a cui ho dedicato. Senti, hai scelto anche un sacco di belle canzoni, fra le quali questa. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Before my eyes, paper cries, telling lies. The promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Che dico ad Alex: Alex, mettiamo Rod Stewart con In a Broken Dream. C'è da fare la ricerca, perché questa canzone non è uscita come Rod Stewart. No, è uscita, era uscita da un altro gruppo. Sì, vero? Un gruppo australiano che lo aveva ingaggiato per l'occasione, che si chiamava Python Lee Jackson. Sì, aveva fatto proprio il vocalist e basta. Poi non ha avuto scarso successo. E quando l'ha pubblicata lui, ragazzi, Every day I spend my time drinking wine. Yeah. Senti wine. Questo pezzo e dove sei? Dove sei? Il Jerry. Se chiudi gli occhi e lo riascolti. Siamo nel 73-74. Sì, sono i primi anni della mia nuova vita nell'altra periferia, cioè da Piazzale Corvetto mi sono trasferito al nord di Milano, in Viale Zara, le mie nuove compagnie. In mezzo a loro, due o tre, erano discreti praticanti di musica. Io no, perché non so suonare uno strumento. Quindi uno era bravo con la chitarra, l'altro col basso e con la batteria. Ci si trovava in zona lì, via Murat, si andava in cantina di uno di questi e loro provavano a scimmiottare i dischi. Pensate. Che poi ci ascoltavamo nel giradischi del Rider Digest, che io racconto nel libro. Mangia dischi. Prima giradischi, poi mangia dischi. Okay. E una delle canzoni che più volte abbiamo provato a scimmiottare, loro suonando e io cantando, era questa. Non ti ho mai chiesto come sei arrivato alla prima radio. Cioè, noi ci siamo conosciuti nella stessa prima radio, che era Radio Milano 2, sì, a Cinisello, sì. con la sede all'ultimo piano e con già Massimo. Potrebbe presente. Essere il titolo del prossimo libro, È colpa del Villa. Perché lui era lì di Cinisello, aveva velleità. Ed eravate già in scuola assieme. Sì, avevamo finito, iniziavamo l'università.
e quindi ci eravamo salutati, ma ci sentavamo ogni settimana. Una mattina mi ha telefonato dicendomi: guarda, cioè, io lavoro un po' in una radio. Ah, che bello, porca miseria, c'è bisogno di uno che metta a posto i dischi perché succede che durante il giorno, non so, l'album di Battisti va a finire nei è vero Massimo? Quello, fino a Milano International in velocità, è stato così, in velocità è così, cioè l'hai preso come tutto fare praticamente, sì. Venchi. Vieni qua, dalla mia parte, vieni qua. In realtà lui mi aveva detto: sono stato a Radio Lombardia. Mm-hmm. Ha detto: dico, ma hai trasmesso? Ma mi hanno fatto dire due cose. Dico: dai, ma lì da noi vieni. Avevo anche coinvolto un altro ex compagno di liceo albanese. E dico: tu incomincia, vieni lì. Io gli dico a Paolo Rosella, che tu conosci bene, che ti ha pagato i primi stipendi lautamente. Allora gli dico che vieni a mettere a posto i dischi, ma poi vedrai. Perché lui. Sì, anche perché c'era sempre bisogno di qualche volontario. Poi parlavamo di musica, eccetera. Quando io sono arrivato al liceo da Gerry, al Carducci, la prima volta che siamo usciti assieme con altri compagni di classe, siamo andati a vedere Jesus Christ Superstar al cinema. Capito? Sì. Ma andavamo dove andavano tutti, noi eravamo già intellettuali. E allora ci scambiavamo i dischi come si faceva all'epoca, parlavamo tanto di musica, sapevo che era appassionato. Certo. Poi aveva anche altre qualità, ad esempio lui fermava le ragazze in corridoio al piano, diceva: bene, sei stata eletta Miss Terzo Piano, e queste ci credevano. Stai svelando il prossimo libro, sì. Il prossimo libro. Poi deve il giorno dopo faceva questo. Miss Secondo Piano, la giuria era lui da solo, sì. Quindi era già un buon affabulatore, esatto, anche a scuola. Adesso, vieni, difatti. Paolo poi dopo ti racconta lui com'è andata dopo che ha messo a posto qualche disco. Beh, sì, poi mi chiama quello lì e mi fa: ma quello che deve andare in onda la mattina non c'è. Dico: guarda, sono le 8, non è ancora arrivato. Serie di improperi che non mi posso, c'è bip bip bip, e poi finisce con: ma tu non sei mica quello che ha fatto il liceo classico, allora sarai capace di parlare, no? Metti su un disco. E il primo che mi è rimasto in mano era Wake Up Everybody. Yeah! Siamo sempre lì che giriamo. Harold Melvin and the Blue Notes. Che cosa vi siete persi? Jerry Scotti. In libreria. Radio DJ. L'ho trovato ovunque, ragazzi. Anche al supermercato. No, tra poco, ma sicuramente sui siti dove. Ah, dove certo. Lo vendo. Amazon. Certo. Grazie, Jerry. Abbiamo finito. È sempre un piacere. Ma roba, io verrei qua tutti i lunedì. Dici sempre quando vieni mai. Ma non c'è l'offerta. Non c'è Guarda, faccio una cosa. Vado alla Bobo TV. DJ, chiama Italia. Stavo pensando. Le lunghe giornate, la pubblicità, incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente, rimandare gli sbatti, tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa, parole disperse. Lasciale andare, come se era d'estate, che ti lascia un segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare, niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma, male che va, ma ci pensiamo domani, e se nasce un problema, poi scivola via come una. Partiamo da zero, scappiamo in Nevada buttandoci giù dall'aereo, le dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini, a casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque, potremmo scappare e non dire niente, ma cambio discorso, ma lasciamoci andare, come se era d'estate, e ti lasciamo il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello.
tutto questo, mi basta restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via. Come se ero d'estate che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente resta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che va, da ci pensiamo domani, e se nasce un problema poi scivola via, via, come una macchina sulla costiera del sole nella notte. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you heart bump out some soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. DJ, DJ, you're my darling. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Gira
possessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. State ascoltando Radio DJ, sono le 11.36. La canzone che abbiamo appena messo ha due o tre motivi per essere ascoltata. La prima è che è una canzone meravigliosa, la seconda è che era cantata da un personaggio molto amico del nostro ospite di questa mattina. E l'ultimo, ma non ultimo, è che nel titolo c'è una parola fondamentale, cioè la canzone si intitola Voglio vederti danzare. Esatto. Con noi questa mattina c'è Vincenzo Mollica, che è un grandissimo giornalista che tutta l'Italia conosce e ricorda, e che convive con una serie di problemi fisici, tra i quali si può dire una quasi completa ormai cecità, Vincenzo? Sì, tranquillamente. A che ben punto? Arrivato! Buongiorno a tutti. Buongiorno, caro. Guarda, convivo con tre, come si dice a Roma, figli della mignotta, che mi hanno mi vogliono accompagnare in questo pezzo di strada, no? Che il sono... Parkinson, il diabete e il glaucoma, la cecità. Quindi diciamo cerco di andarci d'accordo, non sempre ci vado d'accordo, ma comunque si va avanti, tenendo in tasca sempre un sorriso e un po' di speranza. Senti, cos'è che ti ha fatto sempre essere così amato da tutti quelli che hai frequentato? Perché è una cosa che io ho sempre percepito, sia di persona che attraverso la televisione. Non lo so, forse che ho dato come regola fondamentale della mia vita l'umiltà, che è una cosa per me importantissima. L'umiltà è sapere ascoltare le persone che avevo da fronte, senza pregiudizi, ma sapere ascoltare, che è una cosa importante. Non fa più nessuno questo. Lo sento che voi lo fate quando fate il vostro programma, lo sento con da Nicola, da Linus, lo sento vivo in maniera viva, partecipata, perché non ascolta più nessuno. Tutti hanno voglia di dire, di parlare, di farsi vedere, di mostrare la propria ambizione, il proprio narcisismo, in una maniera sfrenata. Ci vuole un po' di umiltà per capire. Il problema non è tanto quello che si dice, ma quanto si capisce. Poi se si capisce bene, si parla anche meglio, insomma. Senti, tu hai sempre avuto tanta forza, no? Perché questi problemi, questi tre figli di mignotta che ti porti dietro, non è una novità di questi ultimi giorni, ma gradualmente no, ti hanno sempre complicato la vita. Sì. Adesso addirittura li provochi, almeno uno di questi tre disgraziati, con uno spettacolo che tu farai all'inizio del prossimo anno, a Roma e a Milano, che si chiama L'arte di non vedere. Esatto. L'arte di non vedere è una cosa che, diciamo, ho capito che assomiglia molto all'arte di arrangiarsi, no? Certo, certo. E quindi diciamo che a un certo punto mi è venuta voglia di raccontare un po' quello che mi era successo nella vita, perché tutto nasce dal fatto che non voglio scrivere la mia autobiografia e non la scriverò mai. Avevo dato solo un titolo prima che mi dimentichi di tutto, ma già mi sono dimenticato buona parte. Perché non la vuoi scrivere? Perché non è interessante? Ma perché non vuoi che sia sarebbe un atto di vanità inutile. Poi temo fortemente quelli che scrivono. I motivi sopracitati. Ma no, ma temo anche, sai, Nicola, il fatto che molti scrivono la propria autobiografia per aggiustarsi il passato. Io non cioè preferisco che sia tutto come è andata, limpido come è andata. Quindi, e poi ci sono delle cose che tu hai vissuto in amicizia, certo, con certi artisti come è capitato a Linus, a Nicola, sicuramente. Senti, che volete tenerla per voi. Prima stavo raccontando della tua amicizia con Fellini. Ho letto da qualche parte che insieme a Fellini tu inventavi le scuse per cui il maestro non si recasse, adesso perdona la consecutio, a ritirare dei premi. Cioè, cosa diciamo stavolta, maestro? Diciamo, oppure lui diceva a te, cosa diciamo? Diciamo della zia morta? No, l'abbiamo già detto. Guarda, accadeva in genere il sabato. Il sabato, quando non dovevamo lavorare per il fumetto di Manara, che lui stava facendo con Milo Manara, che era Viaggio a Tulum, mi chiamava e dice: Vincenzino, guarda che dovevi andare in 4-5 posti la prossima settimana. Lui poi rispondeva a tutti gli inviti che riceveva, anche il più scrauso, la festa delle cipolle, lui certo, lo rispondeva in maniera precisa. E tutte le volte, c'è stata una zia di Federico che l'avevamo ricoverata una cinquantina di volte ma con allegria, e poi per ognuno scriveva una letterina. Questa è la cosa che mi piaceva. Bravo, vedi? Scriveva una letterina per cui chiunque gli mandasse un invito lui rispondeva
in maniera precisa. Però Federico era molto più, ecco, più grande di te, no? Tu, sì. Insomma, se fosse ancora vivo avrebbe 100 anni. Lui diceva, avrebbe 101 anni. E lui diceva sempre che eravamo come due compagni di scuola, perché ad unirci è stata la comune passione per il fumetto. E che tra i due compagni di scuola io avevo la merenda migliore, per questo veniva con me. Come vi siete conosciuti tu e Fellini? Ci siamo conosciuti quando io lavoravo in Toscana in una televisione privata e andai da lui a incontrarlo. Lui andava a Chianciano a passare le terme, a passare le acque con Giulietta. La prima volta che l'ho visto mi ha detto vieni, io cominciavo a fare le prime interviste della mia vita, vieni, aspetta che devo salutare un amico. E usciva Gigi Proietti, che saliva su una macchina, se lo portava via, e mentre con quella risata bella che aveva Gigi, meravigliosa, poi si è girato da me, Federico, e mi ha detto: Vincenzo, hai visto che bella faccia da cavallo che ha? E lì è cominciata la nostra amicizia. Io gli ho portato un libro che era appena uscito in quei giorni, che si intitolava Contro Fellini, perché solo due registi al mondo hanno avuto un libro contro: Charlie Chaplin e Federico Fellini, due artisti che peraltro si stimavano e si amavano moltissimo. Lui ha guardato questo libro per un quarto d'ora, me l'ha restituito, tranquillo, non è successo niente, non ci conoscevamo nemmeno, ma poi abbiamo cominciato a parlare di fumetti e da lì si è aperta una grande amicizia. È durata fino alla fine della sua vita, nel 93. E tu poi, insomma, con i fumetti è noto il fatto che sei addirittura entrato in Topolino, cioè hanno fatto uno o più numeri con te? 15 storie, figurati, fatte da Giorgio Cavazzano. Come ti chiamavi? Vincenzo Paperica. Il primo che l'ha fatto è stato Fellini con Manara, e io ero la spalla di Mastroianni in viaggio a Tulum, quindi un fumetto bellissimo, tant'è vero che Mastroianni una volta ci siamo incontrati e dice: ma Vincenzo, ma che abbiamo fatto un fumetto insieme? Sì, io ho detto, l'ho voluto, è una sorpresa che ti voleva fare Federico. Certo, fare i fumetti è una cosa bellissima, io mi metto sul divano e gli altri lavorano per me. Vincenzo Paperica è il mio alter ego che ha fatto, certo. È andato dove andavo io, Sanremo, chiaro, Cannes, Venezia, il Nobel addirittura, gli Oscar. E quindi, insomma, quella è stata la mia... Poi c'è stato la gloria assoluta, è stato anche quel pupazzo bellissimo che mi ha dedicato Rosario Fiorello. Come no, fantastico, io sono entrato, la Sciabarabba e tutte quelle cose, certo, stupendo. Viva la Sciabarabba. Stupendo. Mi faceva dire delle cose incomprensibili, mi chiamava alle 6 del mattino, mi lasciava dei messaggi. Mi è scappottato il cervello. Sì, certo. Senti, certo. Facciamo una piccola pausa, così prendiamo fiato e mettiamo una canzone scelta non a caso anche in questo caso, ed è la canzone della, tra virgolette, reunion dei Beatles. L'avrai sicuramente come sentita, no. Voglio sapere poi cosa ne pensi. It's all because
Ghost su Radio DJ con il disco nuovo, fa effetto dirlo, ma d'altronde insomma c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Se ci fosse ancora quel ragazzo sarebbe contento, perché certo, tutti e due sono tornati in qualche modo sono ad essere in classifica in questa settimana tutti e due, incredibile. Anzi addirittura i Beatles tornano numero uno in UK dopo più di 50 anni. Eh sì, credo dal 69. No, voglio sapere che cosa ne pensi, non tanto dell'operazione quanto proprio della canzone. La canzone mi piace, perché è una canzone scritta da John Lennon, che era un poeta non solo con le parole ma anche con la musica, esattamente come era Paul McCartney. Ed è una canzone che secondo me ti fa vivere nel futuro, non nel presente né nel passato. È come se i Beatles si fossero con questa canzone proiettati nel futuro, che è una cosa meravigliosa, bellissima. E quindi è una canzone che, insomma, io poi il mio cuore batte Beatles, il fegato batte Rolling Stones, il polmone sinistro batte Bob Dylan, il polmone destro batte Leonard Cohen, la fronte batte Elvis Presley, il cervello batte Charlie Chaplin, musicista, che è un musicista straordinario. Questa non la conosco. E il cervelletto batte per quel figlio della mignotta di Frank Sinatra, che comunque la sua classe ce l'ha sempre. Sì, eh. Senti, ma se ti chiedessi di scegliere fra cinema e musica, non sapresti scegliere. No, no. Cinema, musica, fumetto e letteratura non saprei scegliere, perché sono cresciuto con queste cose tutti insieme. Chi ti ha cresciuto così? Cioè, in quale contesto sei cresciuto? Già, cioè, sono una specie di autodidatta. Che famiglia avevi intorno? Mio padre era un maestro elementare, mia madre una maestra d'asilo. E poi io ho vissuto i primi 7 anni della mia vita in Canada. Mio padre l'ho conosciuto che avevo 7 anni. Per cui, insomma, è tutta una vicenda abbastanza complicata. Però, quando andavo all'edicola, mi dava la libertà di poter comprare quello che mi piaceva. Per cui mi compravo i fumetti di allora. Mi compravo i primi Oscar Mondadori, Addio le armi, Hemingway. Compravo tutte queste cose qui. Mm-hmm. E leggevo tutto quello, perché poi mio padre aveva una buona abitudine, far arrivare in casa, insomma, tutti la collana di teatro dell'Einaudi, tutte le commedie di Edoardo De Filippo. Per cui, diciamo, a 14 anni avevo già letto tutti i Fratelli Karamazov di Dostoevskij. Insomma, avevo fatto le mie buone letture. Poi arrivavano riviste come l'Europeo, Epoca, l'Espresso. Insomma, tante cose che poi mi hanno formato. Mi ha dato la passione, cioè, di fare il giornalista. Viene quasi da pensare che tu ti sia consumato la vista leggendo tutte queste cose. La vista si è consumata un po' per i fatti suoi, mi ha salutato. Senti, Vincenzo, no, poi hai avuto, diciamo, il vantaggio, e questo è anche comune, anche a Linus, di crescere negli anni 60. Sì, e lì è arrivata un'infornata di musica che ti ha travolto. È arrivata un'infornata di musica. Ma di qualunque salutare. Sì, e forse di qualunque cosa. È arrivato tutto, è arrivato forse tutto. È arrivata una rivoluzione. È stato il decennio più creativo, diciamo, dopo il Rinascimento, forse. Fai conto che io ho fatto in tempo a vedere in Canada, in televisione chiaramente, come poteva essere quegli anni, Domenico Modugno che cantava più Volare a Ed Sullivan Show, e l'anno successivo Domenico Modugno che cantava Piove, Ciao Ciao Bambina, sempre Ed Sullivan Show. Arrivo in Italia, c'è la TV dei ragazzi, ho fatto in tempo a vedere, sempre in bianco e nero, Rin Tin Tin, Ivan Hoe, I Forti di Forte Coraggio, Zorro. Quindi tutte queste Zorro cose quello mischiato con Tyrone Power. Esatto, no, quello no. Dopo, quello con quello della Disney. Quello della serie televisiva. Esatto, sì. Sì, tutto mischiato nel mio cervello, per cui ogni tanto viene fuori un pezzo di Zorro, un pezzo di Dostoevskij. Senti, fuori onda mi raccontavi questa cosa bellissima che ti diceva, come si chiama? Andrea Camilleri che ha condiviso con la parte di tragitto l'abbiamo fatta insieme. Sì, perché anche Andrea Camilleri ha finito, diciamo, perdendo la vista, no? E diceva a Vincenzo Mollica, che è il nostro ospite di questa mattina, non dimenticarti i colori, sforzati di ricordarli. La tavolozza dei colori, non devi dimenticare com'era il rosso, il giallo, il verde. Se ricordati che di notte io mi ripasso i quadri e vedrai che i sogni diventeranno più limpidi, più squillanti. Vedrai come non hai mai visto nei sogni, dice. Man mano che dice, io ho perso la vista e mi è venuto in soccorso l'olfatto, il gusto, l'udito, beh, certo, il tatto. Quelli si accentuano. Ti accentuano, ti aiutano. Quindi dice, vedrai che non ti perderai mai d'animo. Infatti così è. Non mi perdo d'animo. E anche questa avventura che mi sono lanciato, devo dire, grazie alla concerto che ha voluto produrre questo... C'è un po' di follia in questo, c'è un po' di follia. Allora la spiego, però, l'11 gennaio 2024 a Roma all'Auditorium Parco della Musica e qualche giorno dopo, il 15 gennaio a Milano agli Arcimboldi, Vincenzo Mollica dà vita a uno spettacolo che si chiama L'arte di non vedere. In cosa consiste? Consiste che si parte da quello che non vedo per vedere
per rivedere attraverso lo schermo grande della memoria quello che ho vissuto, le cose più belle che ho vissuto, quello che mi va di raccontare di quello che ho vissuto. E sarà un curioso intreccio tra il vedere e il non vedere, che sarà un curioso intreccio che mi porterà alla memoria persone come Alda Merini, Fellini, che ne so, persone come Battiato che citavi prima, come Guccini, Lucio Dalla, insomma potremmo continuare a lungo. E questo devo dire, sollecitato anche da mia moglie, mia figlia, Rosamaria e Caterina, che sono Milo, qui con noi oggi. Da Milo Fantini, lo spettacolo dedicato a Renzo Fantini, il papà di Milo, e a Rita Allevato, che era l'ombra di Renzo Fantini, insomma che loro si occupano di Guccini, di Paolo Conte soprattutto adesso in questo momento. Come si fa a fare la scaletta di uno spettacolo se tu la scaletta non la puoi leggere? L'importante è la scaletta migliore, è quella che ti passa nella testa e tu non te l'aspetti. Quella è la scaletta migliore. Non è un problema secondario, ah, no? Certo, di cosa certo parliamo questa sera? Normalmente uno si può... Il saluto iniziale che io faccio sempre è un saluto benaugurante. La vista mi ha dato un privilegio assoluto, quello di vedervi tutti giovani, belli e magri. E di ricordarvi così, quindi. Quindi. L'ha detto anche a Gerry Scotti. L'ho detto a Gerry perché abbiamo un'antica amicizia. Abbiamo un'antica amicizia con Gerry. Senti, io ho avuto la sensazione che tu con Fiorello avessi un rapporto privilegiato comunque. Ma perché Fiorello è stato sempre un rapporto di fratellanza. L'ho conosciuto alla metà degli anni Ottanta. E complice Bibi Ballandi, era quasi la fine degli anni Ottanta. Da allora ho seguito tutte le sue gesta, mi piace dire, le sue invenzioni, mi piace la sua arte della sorpresa, la sua capacità di inventare le cose ogni giorno, ogni volta. Sta facendo un programma magnifico in televisione adesso. Certo. E ogni volta, ogni mattina si inventa qualcosa. E uno ha voglia di vederlo perché si inventa qualcosa. Poi ha una tenerezza, un'umanità grandissima. Insomma, è un geniaccio del nostro tempo. Insomma, io ho una grande passione per tre signori. Il primo si chiama Adriano Celentano, su cui ho poggiato tutte le radici, diciamo, della mia passione per lo spettacolo. Il secondo si chiama Roberto Benigni, tutti ricambiano, mi pare, questi tre, sì. E il terzo è Rosario, per cui sono tre persone che hanno inciso nella mia vita in maniera sostanziosa e continuano a farlo ancora adesso in maniera presente. Benigni è uno che mi ha regalato la più bella definizione sullo guardare, sullo vedere. Dice: lo scienziato apre gli occhi e guarda, il poeta chiude gli occhi e canta. E la trovo bellissima. Bellissima. E Celentano ha cantato la canzone più bella che sia mai stata dedicata a un cieco, che pregherò, che uno non ci pensa mai, ma non devi odiare il sole perché non puoi vederlo. E lo strofa del ritornello, che è una strofa che piaceva molto ad Alda Merini, che era una grande fan di Celentano. La prima volta che sono andato a intervistare Alda Merini mi ha cantato 10 canzoni di Celentano, una dietro l'altra. Io gli avevo detto che dopo dovevo andare a intervistare Celentano. Ah, vai a intervistare Celentano. Questo è diventato un vero motivo dell'intervista con Alda Merini. Ha cominciato con Attacco a Bino Pato, 24.000 baci, ha finito con Azzurro. Senti, il pomeriggio. Ti vogliamo tantissimo bene. Noi adesso il tempo è finito, però io chiederei una cosa che non faccio mai. Un applauso per Vincenzo. Applauso a voi. Un applauso per voi. Grazie, complimenti, grazie per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare. Esatto. Grazie a voi per quello che fate ogni giorno. Un abbraccio. Che è una cosa bella e positiva. Grazie Vincenzo Mollica. Ci risentiamo domani, grazie, ciao. Buona giornata. DJ, DJ, chiama Italia e non ti passa la voce.